Cesare Nosilli, arcivescovo di Torino, ha presieduto la messa solenne della festa patronale della Madonna dei Fiori, che è culminata oggi domenica 8 settembre qui al santuario, appunto, dedicato alle Vergini dei Fiori. Io le chiedo subito, insomma, un suo commento, il fatto di essere qui presente in questa festa così importante per la città di Brano. La grande folla che ho trovato, ma sempre quando sono venuto, indica che la devozione alla Madonna dei Fiori è ancora molto molto forte, radicata nelle famiglie, nei ragazzi, nelle nuove generazioni. È molto importante questo, perché si dà modo, ecco, di essere uniti. L'unità e la comunione, la fraternità sono dei valori fondamentali su cui è basata anche l'accoglienza e il rispetto anche verso tutte le persone. Mi pare che la devozione alla Madonna suggerisce e indica questa strada di essere persone aperte a tutto ciò che il mondo ci offre, ma sempre con quella criticità capace di portare dentro le realtà terrene il Vangelo, perché solo attraverso il Vangelo c'è la possibilità di rinnovare non solo se stessi ma anche la società. Ecco, dagli occhi dell'arcivescovo di Torino, questo santuario mariano dove nel 1336 ci fu l'apparizione della Madonna, il miracolo del Pruneto, quanto è importante, insomma, l'affetto anche dei fedeli, e che comunque tutti gli anni si gremisce, no, per questa festa? È uno dei santuari certamente più importanti che abbiamo in diocesi, anche perché è abbastanza lontano da Torino, dove abbiamo due visitatrici e la consolata. Ma la Madonna dei Fiori è molto popolare, è molto vicina alla gente semplice, alla gente del popolo. E questa è una caratteristica anche molto bella e significativa. Fa capire che i poveri, la gente semplice, sono quelli che percepiscono di più il grande messaggio che questa Madonna offre, no? Che è quella della speranza, della gioia e della speranza, di non perdere mai la speranza del bene, di lottare perché questo bene possa trionfare con il nostro impegno, certo, ma con l'aiuto anche della nostra Mamma Celeste. E la speranza e la gioia sono due aspetti fondamentali della vita. Anche se a volte c'è la sofferenza, c'è il dolore, ci sono le situazioni difficili che si pongono di fronte alla Madonna, ma la sua risposta non è mai secondaria. La sua risposta di Maria ci dice: abbi fede, abbi fiducia nel figlio mio e vedrai che le cose potranno aggiustarsi.